Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora Bersani, lei è un ragazzo, però qualche campagna elettorale l'ha già fatta, no? Le chiedo che sensazione ha, non si può parlare di sondaggi, ma insomma mi può dire che sensazione ha lei in Sardegna oggi? Ma vedo un risveglio, secondo me più o meno c'è un testa a testa, ecco. Vedo che il campo, diciamo, del centrosinistra si è messo, soprattutto negli ultimi giorni, in movimento, non c'è dubbio. C'è della movida e quando ci si muove, si vede questa movida negli ultimi giorni, vuol dire qualcosa. La mia esperienza mi dice che si è a un ras finale con delle possibilità. Senta, lei l'ha capito perché si è candidato Soru? Ma insomma, anche un bambino capisce che Soru non può vincere neanche lontanamente, ma può far perdere, questo sì. E io in queste ore preferisco dirla così, no, non ho capito, però con tutto il rispetto e anche un pochino d'affetto, perché io mi ricordo il Soru del 2004, voglio dire che Soru sta facendo una battaglia contro se stesso, perché lui vinse allora mettendo assieme sardità, profonda adesione alla Sardegna e innovazione. Ecco, Alessandra Todde, io l'ho conosciuta, l'ho vista all'opera, è esattamente questo, sardità profonda e innovazione, competenza nell'innovazione. E quindi 20 anni dopo è quella scelta lì, è stupefacente che Soru non se ne sia reso conto e spero che se ne rendano conto gli elettori, perché su questo si gioca molto, forse tutto si gioca su questo.